Benvenuti a Compila, quindi va. Ciao a tutti quanti. Sera sono un po' troppo grande, mi sa con la testa, ma poi ho questo brusio che devo configurare bene perché sembro, come dire, evanescente, quindi ho questo effetto un po' strano con questo murales. Vabbè, sistemeremo un po' di cose, sono sempre in sperimentazione, quindi poi non ho tantissimo tempo in questo momento e quindi cercherò di fare... Sto guardando qui, ok. Come va, ragazzuoli? Vedo qualcuno era già in chat ed era preoccupato, ma sì, in effetti ero un pochino in ritardo... Ma potreste immaginare il perché del ritardo. Qualcuno almeno, secondo me non ci vorrà molto, molta fantasia a immaginare perché ero in ritardo, vista la giornata. E ben arrivati, come va? Un po' che non facciamo una live, però ho avuto un pochino da lavorare. Anche questa settimana non è che sia delle più leggere, devo dire. Partita un po' come dire da migliorare, ecco, diciamo, come, e speriamo che migliori durante la prosecuzione. Si mette un po' meglio sta cuffia che ci sto un po' sudando dentro. E no, il motivo era che fondamentalmente è uscita la versione nuova di Delphi e quindi mi sono lanciato nell'installazione. Con rischio ovviamente che stasera non vada nulla, però vabbè, se non funziona nulla cambieremo tema in corso d'opera e ci parleremo d'altro, non lo so, perché è uscita la nuova release di Delphi, una release di maintenance di Delphi Alexandra 11.3 e ho voluto installarla perché così, siccome in questi giorni ho, diciamo, un pochino di coding da fare, poi ho una live in programma in realtà mercoledì, se tutto va bene, mercoledì sera, a riguardo, perché oggi è uscita, domani dovrebbe esserci una live di presentazione di quelle che sono le novità, anche se comunque a netto di qualche, come dire, qualche feature nuova, domani c'è un webinar. Per cui mercoledì invece magari facciamo noi una carrellata e vendiamo un po' quelle che sono queste novità e poi se ci rimane tempo facciamo qualcos'altro così un po' liberamente, vediamo un po' sul momento. Quindi l'idea è un po' quella di fare qualche chiacchiera, di fare un po' il punto della situation, quindi non vedevo l'ora di installarla, più che altro perché anche se con LSP ero abbastanza stabile, quindi usavo quella della versione precedente, per cui adesso questa non so. E poi di solito, diciamo che con tutta la serie di webinar, di installazioni e reinstallazioni che ho fatto, avevo un po' di confusione nell'IDE, ho installato un po' di roba e ogni tanto mi piace un attimo ripartire, installare da zero e trovare il modo di ripristinare ovviamente alcune cose velocemente. Mi è venuto in mente che forse gli SDK potevano essere una di queste cose, perché li avevo configurati abbastanza bene, c'era quello su Docker, era tutto un po' impostato, ma adesso appena troverò ovviamente il tempo di rimettere tutto com'era, me lo torno a configurare anche quella parte, anzi la configuro magari meglio con quella parte dei subsystem Linux, eccetera. Non so, però lo do per scontato che tutti poi i componenti di terze parti fondamentalmente siano già compatibili, perché questo dovrebbe essere una release di maintenance, quindi a meno che qualcuno non faccia riferimento a una, come dire, un numero di versione molto molto specifico, dovrebbe essere tutto compatibile non solo a livello di codice ma anche a livello binario, mi viene da dire. Quindi tutti i plugin, le cose che ci sono dovrebbero essere già a posto, per così dire. Quindi che dire, che fare?
Niente, il programma della serata che mi ero fatto, in realtà volevo buttargli un occhietto da un po', era questo framework ORCS che vedo da un po' di tempo, che mi ricorda un po' il Nancy su .NET, mi ha ricordato un po' queste, in effetti dovrebbe essere poi ispirato a Express, che è un framework per Node di JavaScript. Però mi interessava buttare un occhio proprio perché l'ho visto in azione un attimo qualche giorno fa, quando, come dire, c'era il 28° di anniversario di Delphi. C'è stata la presentazione, diversi back-end ho visto che utilizzavano questo ORCS, e quindi ho detto perché non fare una prova un po' sul cavallo, vedere come gira il cavallo, come galoppa. Come si installa e quindi quali sono un po' le cose che offre da questo punto di vista. E da qui poi l'idea eventualmente di fare la solita live con formula discovery, che vuol dire non sappiamo nulla a prescindere, voglio dare un'occhiata alla libreria e quindi buonasera Punga. E quindi, come dire, buttiamo un occhio e vediamo un po' come funziona e niente, niente di più. Quindi, di solito magari un giro ce lo faccio, ma giusto un'installazione così, ma non ce l'ho proprio fatta né questo fine settimana, perché giovedì ho tra l'altro un webinar su creazione di Web API REST, non con Delphi ma con Python. Però vi metto il link nel caso possa interessare, cioè oggi l'ho girato a chiunque questo link e non l'ho praticamente, l'ho condiviso dappertutto, ma non ho condiviso, ah ok, c'è il post, ok, perché non volevo condividere direttamente il post di Facebook, che potrebbe anche non... Dovrei fare un post social anch'io in questo caso, però non so se ce la farò. Però adesso metto il link, ce la faccio, eh. Tiè, eccolo qua, che è il link diretto. Quindi un altro webinar organizzato da Performa Group, Rete Informatica Lavoro, che è un portale dedicato al lavoro nell'IT, che ha ospitato a inizio febbraio molto gentilmente un webinar su Delphi, e quindi abbiamo portato a conoscenza Delphi un po' di presumibilmente a un gruppo di persone che ancora non lo conoscevano, quindi mi sento di ringraziarli di nuovo perché comunque è un'ottima opportunità. E forse avrò, ancora in divenire, però, o meno, chi si occupa dell'evento mi ha detto che lo ha già segnato, quindi dovrebbe essere già sodato. C'è un meetup dalle mie parti di Modena, si chiama Modena Full Stack, un meetup che organizza un po' delle serate con programmazione e poi birra. L'evento, c'era un evento anche stasera, però purtroppo non avevo la possibilità di partecipare perché avevo degli impegni prima, mio malgrado, però la prossima volta in presenza, quindi qui nelle mie vicinanze, perché io sono appunto un reggiano, sono un emiliano, quindi siamo qui vicini. È un evento dove si portano degli speech di una mezz'oretta per presentare qualcosa e poi ovviamente si va a mangiare e a bere una birra, una coca nel mio caso, perché la birra non mi piace, però vabbè, ci ho provato in tutti i modi ad abituarmici, ma non ce l'ho mai fatta. E quindi questo per dire che dovrei riuscire a portargli una sessione su Delphi, quindi sarebbe stato interessante prima birra e poi coding. Sì, se inizi con la birra poi il coding. Facevi prima dire birra e basta a questo punto, perché secondo me dopo il coding non so quanto ci rimanga di sanità quindi dovrei portare qualcosa, una presentazioncina su Delphi. Sono presentato, gli ho elencato tutti i linguaggi che uso, potrebbe essere interessante vedere qualcosa su Delphi. Ho detto, mi sono un attimo così stupito, perché di solito sapete che
cioè fai l'elenco, ti chiedono .NET, ti chiedono Python, poi tu magari dici, ma non è che mi interessa Delphi, così che non, magari è poco trattato, potrebbe incuriosirmi, poi c'è resistenza. Invece qui mi è stato chiesto subito, quindi diciamo che, come dire, già mi dispongono bene, ecco, sono già contento, quindi ci sono rimasto quasi un po' male, cavolo. Una richiesta così di parlare di Delphi senza dover insistere, come si fa di solito, e così, no, per cui preparerò qualcosa magari sull'onda della cosa che ho fatto vedere sul webinar, eventualmente più orientata al mobile, che secondo me potrebbe essere una cosa più interessante, ecco, che l'ultima volta l'ho lasciato un po' indietro, mi ho visto un po' di... Nel webinar ho fatto molta VCL per vedere un po' come funzionava Delphi, poi il mobile, che forse è la cosa un pochino più interessante, che è quello che magari interessa di più, è rimasto un pochino indietro. No, però il webinar ha avuto un discreto numero di visualizzazioni rispetto alla media, lo tengo controllato ogni tanto perché ci sono anche magari qualcuno che fa domande, c'era una domanda sotto che chiedeva al webinar su Delphi, chiedeva come mai sul Mac, come mai non c'è la community per Mac, e gli ho detto guarda, purtroppo Delphi attualmente è solo per Windows, ma ci sono buone ragioni, perché a tutti gli effetti è così, tutti chiedono ma gli altri ci sono per Mac, ok, però quali sono poi effettivamente gli ambienti disponibili per Mac? Si parla di Visual Studio Code, che fondamentalmente è un editor, cioè Visual Studio Code è un editor di testo, non è un ambiente come Delphi, non è RAD, non ha strumenti di progettazione visuale, salvo qualche estensione che magari la implementa usando tecnologie web, quindi uno strumento per il web è cross-platform, ci sta che quell'ambiente sia cross-platform, ma è un editor di codice. Visual Studio esiste anche su Mac, ma ovviamente... Anche Kylix a suo tempo esisteva anche su, appunto, poi vabbè c'è Lazarus, in effetti questo poteva essere, mi sono dimenticato di citarglielo, sono proprio scemo, non gli ho citato che c'è Lazarus effettivamente su, vabbè, perché lì poi si parlava di Delphi, però glielo vado ad aggiungere non so perché, ma vabbè, e sì che, cioè, non mi è proprio venuto in mente, insomma, sono scemo. Sono proprio scemo, comunque, vabbè, diciamo che però Lazarus lo ritengo un ambiente differente comunque da Delphi, nonostante, come dire, le prerogative siano le stesse, però anche il... Vabbè, lì dipende poi da quello che uno vuol fare, quindi in realtà poi ci sono... È sicuramente una valida alternativa, però la considero un'alternativa, non la considero proprio una copia. Però l'altro paragone che si fa magari con altri tool tipo WebStorm, tipo altri tool che sono sempre orientati al web, quindi anche quello, diciamo, è un paragone, cioè il problema Visual Studio, esiste Visual Studio per Mac, non Visual Studio Code, ma Visual Studio Senior, diciamo, la versione più grande, il problema è che se lo lanci su Mac, applicazioni Windows Form, ad esempio, a meno che non sia cambiato qualcosa, ma ne dubito, non le fai e lavori solo con le utility .NET Core, che è cross platform, quindi diciamo che non installi su Mac e sviluppi per Windows con API di Windows, perché ovviamente non lo puoi fare, in quanto puoi solo utilizzare, cioè ciò che hai a disposizione per Windows e anche per Mac sono cose che prescindono da Windows e da Mac, quindi per cui Delphi ha una stretta integrazione con Windows anche di lunga data, perché anche ho citato ad esempio la questione dei componenti COM, ActiveX, non sono ovviamente tecnologie che ad oggi si utilizzano tradizionalmente, cioè sono ovviamente obsolete, ma a me è capitato spesso di avere magari a che fare con, non so, un'applicazione di, beh, pensiamo poi all'Office Automation, se vuoi automatizzare Office ti devi comunque interfacciare tramite COM. Cioè, prendete la vostra installazione di Windows e spegnete di COM, ad esempio, non funziona più una mazza. Quindi, cioè, la tecnologia non è più quella che Microsoft spinge da utilizzare per lo sviluppo, ma c'è, è lì, funziona ed è anche determinante, perché senza di quella molte cose tutt'oggi non vanno. Quindi il concetto è che per poter indirizzare al meglio e mantenere comunque il codice compatibile, ovviamente,
bisogna stare a stretto contatto con la piattaforma. Questo ovviamente dal lato ha questi lati positivi, quindi di poter magari colmare un bridge gestendo una DLL Windows vecchio stile senza doversi però sobbarcare un C++ o comunque un linguaggio meno leggibile o comunque più complesso senz'altro rispetto a Delphi, o fare una libreria come TVX. Però dall'altro punto di vista chiaramente questo ti lega un pochino, e non se ci fosse un Delphi per Mac queste cose ovviamente non potrebbero funzionare, non ci sarebbero proprio, anzi non ci sarebbero perché non le puoi caricare nell'IDE, non possono. Quindi a meno che un domani proprio non si decide di addio, di abbandonare del tutto, però ecco, ci vorrebbe chiaramente un addio della serie, non si utilizzano talmente, cioè non si utilizzano talmente più, sono talmente vecchie, talmente superate che non c'è più probabilità di incontrarle. E allora uno può dire va bene, se vuoi sviluppare con quelle ti installi una versione vecchia di Delphi su Windows, ed ecco Delphi cross platform su tutte le piattaforme. Altrimenti c'è un Mac, ti installi con parallelo quello che è un Windows e ti lavori con Delphi, cioè non è che ci sia poi, non ci sia molto da fare, cioè quello è una limitazione, però legata al fatto che è forzata dal supporto che abbiamo a tecnologie che potrebbero tornarci ancora utile e che non si usano più solo perché Microsoft dice questo, non usate questo, usate un'altra cosa. Però cioè, se io volessi fare un ActiveX non è che qualcuno me lo potrebbe impedire, e comunque funziona. Avevano tentato con AppMethod, sì esatto, poi questo, cioè il problema diciamo è che è un limite un po' che viene visto da chi è abituato ad altri ambienti e dice ma come mai questo ha questa limitazione. E ovviamente vorrebbe utilizzare Delphi non per lo sviluppo magari solo Windows ma con cross platform, quindi AppMethod era un po' il ok, facciamo la versione solo mobile, solo FireMonkey, e a quel punto abbiamo un IDE. Ci si erano indirizzati, però come dire, è più facile dirsi che farsi. È vero che adesso magari più si continua un po' a smembrare l'IDE anche dal punto di vista una delle novità dovrebbe essere appunto un nuovo OTA per delle API per la finestra del codice, quindi più si inizia ad andare un po' più ad alto livello sull'IDE, magari rinnovando certi strumenti, cambiando la tecnologia dei debugger eccetera, più si inizia un pochino a svincolarlo. Chiaramente pian pianino penso che ci si arriverà, però ad oggi, cioè secondo me io non farei quello sforzo, almeno comunque non la sento come una limitazione. Però è vero che sono uno sviluppatore Delphi di un certo tipo, che è diverso da quello che magari si approccia a una community e che fino a ieri ha lavorato con Visual Studio Code. Però ecco, se uno mi dice però Visual Studio Code funziona anche sul Mac, io lo mando a quel paese perché quello è un editor, e quindi non è un editor, non ha i designer, non ha component editor, property editor, non ha una mazza, è ricco di funzionalità, però fondamentalmente è un editor di codice che lavora bene poi sull'ambito web, quindi, e che ha estensioni per SQL, MongoDB, Azure, perché magari ti viene comodo senza abbandonare l'IDE mentre fai un'applicazione web. Ecco, non ho visto nessuno, nonostante ci si riesca a lavorare con Windows Form su Visual Studio Code. Quindi quando Visual Studio Code avrà un Windows Form full integrated come Visual Studio normale, funzionerà, vedrò Windows Form su Visual Studio su Mac e anche su Visual Studio Code su Mac, allora potrò dire ecco, loro ci sono andati e Delphi non ci va. Ma fino a questo momento, cioè, è un po', è un confronto impari, ovviamente. È un po' come dire: ah, ok, c'è un Ferrari, però se andiamo sulla neve in discesa, il mio Bob, non ci puoi andare col tuo Ferrari. C'è il Bob, cioè, ok, ma tu hai c'è una prerogativa, c'è un modo di funzionamento, c'è una serie di strumenti che ovviamente richiedono un tipo di supporto, e quindi l'altro non ha il problema perché non ce li ha e quindi non ha quella dipendenza, per cui è abbastanza facile.
Vabbè, parte questo chiacchiericcio un po' polemico che ci piace sempre fare, ma che ci piace un po' sfogarci. No, nel senso che poi tutte le critiche ovviamente ci stanno, però in certi casi bisogna, come dire, calarle anche un pochino in quello che si sta parlando, no? Confrontando un nome con un altro, ecco. Quindi, cioè, ci sono delle differenze, non è... È un tool come Visual Studio, ma non c'è le stesse prerogative che abbiamo in Visual Studio, quindi tipo di scrivere le applicazioni ogni 2 anni. Allora, quindi cambio prima lo schermo, perché così mi lancio Delphi e così c'è lo splash screen nuovo di Delphi, color aranciato per... E adesso dovrò riconfigurarmi tutto quanto. Faccio una verifica. Volevo controllare solo una cosa. Quindi, se ho detto una cosa giusta. Ok, bookmarks. Sì, ce li abbiamo tutti. I tool dovrebbero essere, diciamo, completi al netto di una ricompilazione. Quelli che più o meno siamo abituati a usare, perché c'è comunque piena compatibilità, cioè questa non è una major release, ma è una release di upgrade. Quindi stasera la usiamo e vediamo come va. Magari non riusciamo a installare ORS direttamente perché c'è una costante che... Allora, andiamo a vedere questo tool, questo ORS, questo cavallo ORS Web Framework, opinionated, non so quanto sia opinionated, però diciamo che questi ragazzi sono bravini. Tra l'altro c'è l'installazione con questo boss install, quindi questo profilo, questo Ashload ha un sacco di tool interessanti che vale la pena, come dire, integrazione di Delphi Docker. Anche qui c'è un po' di cose interessanti che potrebbero... Creazione di container Docker direttamente da Delphi, sarebbe interessante buttargli un occhio. Mi piace questo... boss è fantastico. Infatti mi piace questo, come dire, account Ashload di GitHub, perché si vede che comunque sono delfisti, esperti, però portano delle cose che tipicamente sono in altri ambienti, quindi è il fatto che io, vedendoli in altri ambienti, cioè, mi fa piacere, perché comunque sono, c'è un dependency manager, un package manager, un web framework, insomma, avere queste alternative è interessante da questo punto di vista. Quindi sono tutti ragna, è un po', no? In Emilia uno che ragna e uno che si lamenta. Logastic è un bellissimo nome, quindi tra l'altro cavolo, devo fare un vabbè, farò nella live un tot nomi perché, come dire, devo assemblare un framework. Se avete presente le live che abbiamo fatto sul retry, sul circuit breaker, ecco, le sto assemblando in un framework che contiene un po' tutto, quindi... E stavo cercando un po' il nome. Il problema è che un nome interessante da dargli. Il problema è che ogni nome che trovo o è super inflazionato in GitHub, e quindi a volte anche con qualcosa fatto in Delphi, ma magari a volte è un poccio, cioè nel senso è una cosa magari sperimentale, però non è nulla di noto, almeno... Oppure, non lo so, mi suona strano, quindi ho avuto delle idee abbastanza malsane, tipo, siccome ad esempio abbiamo preso molto spunto da Polly in .NET, e pensando alle divinità greche mi era venuto in mente Pollon, e quindi, cioè, però devo avevo pure fatto il logo, adesso faccio vedere perché... Se vi faccio vedere i loghi, ve li faccio vedere perché ci facciamo 4 risate, dai, ci sta. Faccio vedere, ho ancora il disco inserito, dunque, dov'è che l'avevo messo?
adesso gli ho dato un nome provvisorio che è River, e quindi però c'aveva un tot nomi, ecco, questi sono i loghi che ho generato. È Pollon a tutti, perché ovviamente non posso raffigurare Pollon in sé, quindi sono terribili, sono fatti ovviamente da Delly, e quindi sono veramente orrendi. Questo non era male, questo non mi dispiaceva, e quindi stavo facendo un po' un totonomi perché volevo arrivare a un certo punto a avere questo. Vabbè, River era solo per dargli un nome, come dire, temporaneo, però se avete idee, ad esempio totonomi, ups, mi si è aperto qui su un'altra finestra, adesso non lo vedo più. Avevo trovato dei nomi tipo Drift oppure Flow, oppure, perché qui ci vuole la risata, credo. Qui ci vuole la risata vera, perché sono terribili. Quindi poi non vi dico gli altri che log ho provato a produrre, perché, e quindi mi ero fatto questo tot nomi, dove avevo dei nomi tipo Drift, Gravity, però cioè sono tutte un po' orrendi. Non ho fantasia nella creazione dei nomi, e quindi ho detto quasi quasi faccio un bel contest nella community per suggerire dei nomi. Tra l'altro, giusto che c'è Muzio online, ho dato un'occhiata ai sorgenti dei quantili, e forse ho anche capito come funzionano, quasi, dal codice. Sì, l'unica differenza, l'unica problematica che ho visto è come andare un attimo a implementare, perché ho visto che in Prometheus ci sono due versioni, una dove decidi i range e una dove va un po', come dire, in senso temporale, cioè una questione temporale, quindi volevo capire un attimo bene quella cosa lì. Però più o meno, guardando l'esempio che mi avevi passato, avevo così capito, grosso modo, cioè praticamente i valori vanno prima ordinati e poi dividendo, cioè praticamente fai la divisione in fasce e praticamente ricavi quanti di quei valori ricadono in una fascia piuttosto che in un'altra, creando però le fasce in base ai valori stessi. Cioè, quindi ho visto un po' la logica, ho visto un po' come fa il conteggio, ho visto c'è la classe base per i due tipi di quantili. No, alla fine mi ha aiutato senz'altro a capire un po' meglio il conto da fare, quello che c'è da fare. In realtà non sarebbero obbligatori, tant'è che ho visto per il temporale probabile che si parla di serie fattorizzate. Sì, la mia mio matematica è veramente scarsa. In realtà stavo pensando di eventualmente guardarci con calma da quel punto di vista, però comunque aprendo il progetto, nel senso che ho visto che ho trovato un articolo che ne parlava e che spiegava le cose, poi faceva i demo con Python, dove il client di Python non ha queste grandezze, tra l'altro, quindi cioè hanno usato come demo del codice Python per far capire, poi il client Python ogni volta specificavano, però il client Python non ha né i summary né negli istogrammi quelle due grandezze, che quelle che praticamente mancherebbero, diciamo, per completare la carrellata, anche se non sarebbero, come dire, obbligatorie per creare un client effettivamente efficace, cioè per averlo elencato. Per cui non lo so, magari poteva essere interessante aprire il progetto in modo che qualcuno inizi già a metterci mano. Ho fatto qualche test, cioè se vedo che magari riesco a implementarlo in maniera abbastanza semplice, magari vedo, altrimenti
si potrebbe anche lavorare direttamente sul sorgente del client Prometheus, perché poi è un client che produce una versione testuale di questi valori calcolati, quindi una volta che uno nell'output vede i valori corretti, sono solo in un formato compatibile con questo tool, però alla fine non sono altro che classi che vanno a creare questo tipo di calcolo, somma e conteggi più distribuzioni in questi bucket famosi. Quindi l'unica cosa è che sì, prendendo spunto degli altri client, quello più semplice, che è quello di Python e anche di Go. Quello di Go non è proprio il massimo, no, ho preso quello di Dart, ho dato un'occhiata a quello di Dart, proprio su quella parte non è proprio semplicissimo da capire. Quello di Python, che è quello che posso leggere tranquillamente, non ce l'ha, e quindi vabbè, lì vedremo un attimo come procedere. Però ci ho guardato e quindi volevo ringraziare, perché comunque è stato utile. Poi magari se riesco, il concetto è se riesco a integrarli nel client metto tutto assieme, altrimenti lo metterò un attimo senza e poi magari si potrà ragionare su quello per vedere se riuscire a integrarci anche queste due grandezze, perché giustamente è open source e quindi magari può essere utile lavorarci assieme. Sarebbe anche interessante per testare un po' come si gestisce in termini di community un progetto open source. Quindi, e quello che mi piacerebbe è concludere questo e concludere anche l'altro progettino, appunto, che integrava il retry circuit breaker, e poi metterli open source e poi eventualmente parlarne se tutto va bene, se ovviamente gli organizzatori accettano, perché poi manderò la proposta magari al prossimo Delphi Day o qualcosa del genere. Sarebbe interessante farne una sessione, un webinar parlando di microservizi, integrando anche queste due cose che sono abbastanza e quindi l'inizio è stato concepito in live, diciamo, poi la sistemazione la faccio offline appena avrò un pochino di tempo, perché adesso con questi webinar non so dove prendere. Comunque passiamo a noi, andiamo a vedere, ci siamo fatti 4 risate, vi risparmio i loghi che ho cercato di creare per Prometheus con gente che, ecco, il problema delle AI, nessuno si è accorto, forse qualcuno se n'è accorto, ma nella locandina della live di stasera il cavallo aveva più di 4 gambe perché le AI hanno un po' di problemi ti riproducono l'effigie, però le gambe sono tante, di solito ne buttano dentro un po' così, quante ce ne sono, quante ne vengono. E quindi allora quasi io proverei questo boss anche, perché download setup, quindi qualcosa che ha un suo setup e già magari mi piace. Install boss Delphi IDE complement. Questi, diciamo, che secondo me sono dei tool che andrebbero un po' integrati. Per già Getit secondo me è un grande, cioè comunque passo avanti, perché è molto comodo su certe, dopo i plugin mi sono tenuto l'elenco. Tra l'altro c'era un plugin che ti fa loggare tutti quelli installati, gli ripassi il log e te li installa tutti, quindi secondo me dovrebbe essere così, partire un po' da installazione pulita, poi mettere... non ho visto se questa è la via consigliata per installare il mitico ORS. Optional install wizard. Ok, c'è un wizard da installare, però sì, non è che ci sono varie, sono simpatici, loro dicono ok, ti installi il nostro tool, il nostro boss e te lo installi con quello. Ok, allora andiamo, questo è l'articolo in brasilero. Sono messo a seguire gli account Instagram degli sviluppatori
brasiliani, anche se il più delle volte. Allora, Boss Windows. Ma questo è proprio un tool che è esterno a Delphi, quindi non. Questo AMD64 è un 64 bit generico, o si parla di 64 bit. Ah, è proprio già pronto all'uso, quindi. Allora, facciamo download setup. Allora, farei questa cosa. Tradurrei. Ah, una volta c'era. Consenti di aprire il finestra pop-up. Portoghese. Sembra che sia scritto in Go. Ah, non è scritto in Delphi in questo caso. Decisamente no, dalla struttura che ha. No, è scritto proprio effettivamente in Go. Pare che guardavo qua di fianco, di solito esatto, c'è un. Però c'è un Inno Setup, ah, lo zampino. Dependency Manager for Delphi. Non, mi pare. Non capisco come questa scelta è effettivamente un po' particolare di farlo in Go. Nonostante sia dichiaratamente un tool per Delphi, quindi. Però. Me la fai sta traduzione? Non mi sembra che abbia voglia di tradurmelo. Ah, forse è il sito Medium che pone qualche limitazione, anzi, sicuramente. Magari per questione di copyright o qualcosa del genere. Vabbè, però mi sembra che comunque ci sia grosso modo un exe, quindi lo vado a mettere tiè, qui da qualche parte. Ok. Chiamiamo boss. Non so se aggiungerlo anche alle variabili d'ambiente, ma non dovrebbe essere necessario. Beh, però può essere utile se ci installiamo qualcosa. Dunque, il Redmi mi immagino che sia lo stesso del sito. Ops, sì, comunque è sempre lui. E questo me lo apre in un'altra finestra. Rapid Environment. Qui ci sono un po' di path da correggere, mi sa. Start come amministratore, così. Ah, ok, questo non c'è più perché va bene, tanto. Clean up paths, ok. Che non mi sembra abbia funzionato molto bene. Così. E poi ci aggiungiamo ah, c'avevo già il path. Vabbè. Ok, save. Exit. Quindi vediamo se riusciamo a invocarlo. Boss. Che ha combinato?
Please restart your console after complete. Lanciandolo così ha installato qualcosa? Ah, forse si aspetta di trovare qualcosa all'interno della cartella o... Non l'ho mai utilizzato, quindi ero curioso di vedere anche questo. Ah, perché c'è il concetto di inizializzare una nuova cartella come progetto. Forse ho capito qual è l'obiettivo, cioè se provo a lanciarlo qui dentro, quindi questo boss init, ok, chiede tutte le versioni, è un npm per Delphi, in poche parole ti fa ok, questo dependency è proprio a tutti gli effetti un equivalente del package JSON con assolutamente proprio copiato paro paro copiato, insomma non è così facile, ma ok, quindi se noi volessimo, ah, quindi questo boss install in realtà mi fa un me lo installa globalmente o me lo installa localmente? Vediamo, se io lo lancio qui lui dovrebbe scaricarsi, dovrebbe scaricarsi qualcosa, vediamo se scarica qualcosa. Sta impiegando un po' tanto tempo. Ok, li ha messi, ah ok, quindi li ha messi qui a tutti gli effetti, diciamo che lui fa un immagino che mi abbia aggiornato anche questo file dependency GitHub load ors, ok, quindi è proprio un ok, può andarmi bene, alla sua comodità poi tutti gli effetti, quindi is a wizard demo installation, questo invece direi che si scarica proprio così paro paro. Demo and installation. Ah, ci hanno messo proprio un hanno messo il demo in ok, io faccio così. Lancio il mio caro GitHub desktop e me lo vado a scaricare. Quindi questo probabilmente crea un progetto mettendogli in quel file boss la dipendenza, poi lanciando l'install te lo scarica in locale dentro la cartella. Mi viene da pensare che funzioni un po' in questo modo. Cambiamo un attimo questo path che non andiamo a mettere in qui ci mettiamo public horse wizard, potevano chiamarlo Fantino o qualcosa del genere magari, perché non mi dà il clone? La cartella non è necessario che esista, no? No.
Sorry, I can't find. Ah, ok, non trova. Ah, non trova l'URL. Scusate, ho sbagliato io. A parte che potevo fare così. Ottimo. E me lo apro da solo. Ok, così mi scarico il tutto. Allora, andiamoci ad aprire il wizard. Code public ors wizard, ok. Ma mi è scaricato qualcosa qui, ho fatto finta. Quello dove l'hai scaricato? Ah, no, non qui, non qui. Non qui. No. Ho sbagliato la posizione del. Allora, ok, questo è ok. Ricloniamo tutto, ok, stavolta ce l'abbiamo, forse, yes, Delphi Project, Project Build, fa uso di un altro package. Questa è sempre roba loro, oppure ma. Andiamo a vedere. C'è una dipendenza che non viene trovata. Doscommand.dd, Doscommand.dr, Expert Creators. Un po' complicato questo wizard. Sa che dobbiamo ripiegare perché non voglio. Ok. Allora, facciamo così. Se vado qui in temp. Vado a creare qui un'applicazione, facciamo che la salvo qui. Quindi facciamo una console application che va bene per tutte le stagioni. La vado a salvare qui. La chiamo Orse, la chiamo Pony. Che dopo c'è un video che spiega come installare Windows e DOS Command. Ho visto che la documentazione è fatta con, cioè fa riferimento a un video, c'è un link qui da cliccare, però vabbè, non volevo mettermi a guardare il video durante il video, quindi allora. Cioè, me lo andrò poi a guardare meglio, però magari facciamo senza wizard, facciamo i temerari sperando che funzioni, anche perché comunque è optional, vuol dire che, come dire, non dovrei aver bisogno di quello per fare funzionare qualcosa. Magari è sufficiente che qui nel search path andiamo in modules ors src.
andiamo a puntare questa roba qui. Oppure potremmo mettere una directory comune e compilarlo, quindi... Allora, questo comunque il build lo fa e quindi... Qui siamo sempre al boss manager, ors. Quindi, se noi ci aggiungiamo uno uses ors... Ok, la unit l'ha utilizzata e non ha detto nulla, forse le dipendenze ci sono tutte. Questo tool è interessante perché fa vedere... Sì, no, immaginavo che Wizard, mi aspetto che mi faccia un progetto vuoto con delle risorse, controller, fatto così, magari con questo file boss, e poi lanciando boss install ti installa tutto i... il modulo, cioè ti installa tutto il resto, magari te lo lancia anche il wizard, quindi sicuramente più comodo da utilizzare, però anche creare un progetto vuoto, andargli dentro e fare un boss install e salvarlo lì, o scaricarsi poi il framework in una cartella e usarlo da lì, perché secondo me poi ci basta tirare giù il sorgente. Cioè, al momento lo sto utilizzando copiato in una cartella come se fosse una cartella condivisa, quindi Wizard lancia boss, immaginavo, cioè alla fine ti crea il file, poi te lo lancia in modo che leggendo il file JSON ti vada a scaricare i package. Ah, sicuramente è un approccio interesting è quello di... proviamo a vedere queste tre righe se fanno qualche cosa di... interessante, quantomeno. Quindi qui fa largo uso dei simpatici metodi anonimi. Attenzione, c'è un completamento automatico all'interno di un metodo anonimo. Grazie. Adesso faccio lo champagne con l'acqua. Faccio come il Gran Premio di Formula 1, poi. Puoi usare boss senza guida, sì, infatti dicevo prima, essendo opzionale, mi aspetto che comunque, cioè, referenzio le unit, funzioni senza... Scusate se bevo. Ok, quindi qui abbiamo un completamento automatico all'interno di un metodo anonimo che non lo vedevo da mai, perché penso non sia stato mai possibile. Provo a lanciare questo progetto, vediamo. Questo avviso mi piace già, che è il firewall che entra in funzione. È partito il terminale, quindi io a rigor di logica, chiudendo questo che non mi serve più, se mi lancio un Firefox da sviluppo e vado qui, sì, grazie per il tuo... Ne vago, non mi interessa, grazie. Qual è la porta? 9000, fammi vedere se localhost 9000 not found. Beh, già è una risposta per quanto mi riguarda. / ping pong, ping pong, ping pong, ping pong. Ok, quindi il server funziona e risponde. No, la cosa carina di questo framework ovviamente è questa, il fatto di lavorare principalmente con metodi anonimi, ovvero questo get, gli date l'endpoint, il path, quello che è, e il callback, la procedura da eseguire, cui lui passa richiesta, risposta. Questo next...
da scoprire, da vedere. Fammi fare un po' di prove del tipo. Vediamo se il nostro pony diventa un. Allora, chiamiamolo Pony Entities. Voglio proprio fare un T customer. No, prima della classe facciamo il record. Grazie per il follow. Machi93. Machi93 mi sembra familiare. Mi sembra un nome familiare. Anzi, adesso ho capito. Che sono un attimo affumicato e quindi adesso ci sono. Se non sbaglio, deve essere la ragazza di Snake. Se non ricordo male. Sì, esatto. O comunque che mi dà sempre benvenuto gentile sul canale, che mi invitano a giocare. Ah, tra l'altro mi ha scritto un messaggio poco fa mia sorella, che secondo me vorrebbe giocare più tardi. C'è un nuovo aggiornamento, c'è un nuovo aggiornamento di Farmland, quindi vabbè, dopo me l'andrò a leggere. No, e quindi prima o poi, vostro malgrado, accetterò l'invito, perché non è che me la tira, che effettivamente c'ho sempre sto sempre facendo qualcosa e quindi metto il canale di fianco perché mi fa compagnia, però prima o poi vado, mi arruolo come scudo umano e farò il gioco, anche perché così, come dire, è un addestramento, quello lì è l'addestramento del fuoco. Se riesci a sopravvivere in quel caso, vuol dire che puoi sopravvivere a qualsiasi condizione. Ah, grazie della visita non l'aggiornamento che ci aspettavamo, ci aspettavano tutti. Ah, qua devo andare a indagare. Qui. Sì, poi chi in chat non può capire, questi sono i videogiochi e quindi è l'unico gioco al momento che faccio ogni tanto quando ho un attimo di tempo, perché prima o poi farò una live, uno di questi giorni. Sì, grazie mille. Tanto, sapete che quando arrivo c'è il gallinaccio che parte con la vecchia fattoria e quindi nel momento peggiore io lo faccio partire, giusto per dare fastidio. Gallinaccio che mia sorella mi ha messo come suono. Dovremmo farlo anche qua, come mettere i suoni degli utenti. So che non ho mai tempo di configurare il bot, quindi so, è colpa di mia sorella che mi mette, ormai mi ci sono abituato, quindi mi ci sono affezionato e niente da fare. Allora, proviamo quindi a fare una get con sto cavallo. Qui si fanno cose molto più noiose, qui si programma customer, ok. Quindi qui teoricamente io potrei fare come send. Ho visto che c'era un contenuto di tipo T. Se io gli dico di restituire un cliente, lui vorrà, no, come una stringa, devi volere un cliente, devi volere. Oh, c'è il constraint, mi freghi così, non mi accetti un record, no. Send T. No, però qui non è definito, quindi non c'è la limitazione. Ah, uffa. Però mi fa la free in automatico, vediamo. Ok, quindi questo non funziona, giusto? Quindi se qui dentro metto un var c. Anzi, un customer che poi il customer, vabbè, facciamo Mario Bianchi, facciamo
Sarei tentato di usare un WID, ma so che dopo voi... Dai, ci stava, un bel record. Maledizione. Niente, quindi devo fare una cosa così. Questa invece ti piace. Cioè, messo che io chiuda il... c'è una domanda prima, cosa usa per comunicare? Mi è sfuggita, ma in realtà mi interessava. Adesso andiamo a vedere cosa usa. Cosa usa per comunicare? O indie. Mi viene da dire, vedo un TD HTTP, quindi vedo un indie, però web broker bridge. Direi che si va sempre via web broker, che dovrebbe essere un'implementazione. Ups. Della Delphi Runtime Library, che mi sa che vada sempre tramite indie o qualcosa del genere. HTTP application, web response, web request, qui c'è il cookie. Andiamo a pescare direttamente da qui. Non lo so se c'è modo di... Dato che siamo in ambito web, potete generare un gel e ritornare nella REST come stringa. Intanto customer, sì, quello sicuramente. Perché il content, cioè già comunque questa è una stringa. Volevo vedere se lo faceva lui, in realtà, quindi... Mi è arrivato Mr. K. Quello lo do quasi per scontato. Cioè, essendo che produci... Cioè tu il JSON, chiaramente quello... è sempre la considero sempre una via possibile, quindi appunto avendo un record magari quello può essere la scelta. Allora facciamo così, qui facciamo create e poi voglio vedere però se lui fa la free oppure non la fa. Perché in questo caso l'oggetto rimarrebbe un memory leak, mi viene da dire. Sbam. Tanto vediamo cosa salta fuori. Allora, customer. 200, ok, grazie, però mi sa che non ha restituito granché. Quindi quell'oggetto scusa, va bene che mi dai ok, però non so perché viene giù questa roba. No, direi che non è questo l'utilizzo. Content a content. Magari dandogli un suggerimento, non lo so. Ah, intanto vediamo se c'è un memory leak. Si direbbe di no. Vorrei essere sicuro, però vabbè. Non è proprio così che funziona, mi sa, come è molto Spartan, quindi
Content type, se te lo suggerisco, neanche quello. Va, a questo punto qual è il punto di restituire un oggetto se non mi fai una serializzazione? Ma ci passa da qui? Vediamo, vediamo. Sì, passaggio ci passa. Quindi magari mi devo guardare qualche demo. O forse c'è qualche middleware da attivare, perché potrebbe anche essere fatto in questo modo, perché il concetto qual è? Tu gli dai un oggetto, lui lo accetta, gli dai andiamo a vedere ad esempio questo middleware JSON, cioè gli dai application JSON e con questi dati lui prova a, come dire, restituirti l'informazione, ma se non gli attivi magari il suo middleware corretto, può essere che lui ti dica, non lo so, cioè che di base fondamentalmente restituisca stringhe al momento, quindi... e non restituisca nulla di più, e per fargli fare delle funzionalità in più, piuttosto che creare un, come dire, un, potremmo definire un framework pesante con molte funzionalità, non abbiano detto tu imposti cosa vuoi restituire come oggetto, imposti magari un content type, imposti qualcosa, e a questo punto però ti carichi un middleware che riesce a, come dire, a farsi carico della tua, la tua intenzione in un certo senso, e ti va a restituire ad esempio la serializzazione in JSON. Qui sto guardando che c'è questo JSON object, quindi questo serializza in JSON, ok, però se io gli, quindi se io mi scaricassi questo, quindi se io gli passassi un JSON object al momento non farebbe nulla. Mi tirerebbe fuori il JSON object to string, mi metterebbe un 200 ok. L'idea quindi in questo caso è dire ok, hai bisogno di JSON, ti installi Johnson Johnson con l'H davanti, ti installi questo Johnson, ti installi questo middleware. E a questo punto, tra diciamo la tua risposta e quella effettiva, c'è qualcosa di mezzo che magari ci capisce qualcosa ed effettua la traduzione in qualche modo. Quindi può darsi che il nostro oggetto non venga comunque trattato in ogni caso. Io però ho bisogno di sapere se quell'oggetto lì viene rilasciato oppure no. Come potrei fare? Potrei fare una cosa di questo tipo, metterci un destroy. Questo non l'hanno ancora corretto, però mannaggia la pupazza. Cioè il fatto che se vai qui e fai un override te lo sposta, non te lo mette nel punto del cursore. Ma porca miseria, ma deve essere una cosa talmente banale che non riesco a capacitarmi del perché. Allora, write line destroy. Allora, se questa la vedo dopo che ho scaricato i dati, allora funziona, altrimenti non funziona. Direi che è abbastanza facile. No, devo guardare qui. Destroy. Allora
Allora, quando si fa la send, la free, nel caso di oggetto, la viene fatta direttamente dal framework, perché c'è la testimonianza qui scritta e quindi mi fido, non devo fare io la distruzione. Ok, proviamo quel simpatico. Allora, andiamo qui, facciamo quel boss install, si chiama Johnson, installiamo questo famoso Johnson. E io, tutto sommato, volendo fare un progetto che utilizza questi unit in locale, il problema sarebbe scaricare i duplicati dei file ripetutamente, ma avendo un tool di questo tipo, oppure potendoli mettere in un file JSON e facendoli installare tutti da questo soggetto, non è così male l'idea, come... mi stavo chiedendo perché impiegava tempo, ma perché fa anche un build, quindi ti installa, cioè qui sotto in test, in questi moduli ti trovi Johnson, ti trovi proprio i suoi file, ma ti trovi, secondo me, da qualche parte, ha fatto la build ma non l'ha fatta dal punto di vista, a meno che non siano qui sotto. No, non l'ha fatta qui sotto. Sembra che faccia una build temporanea, però non... sì, l'intento è quello di creare una sorta di package manager tipo npm con questo file boss JSON, che in realtà è un... cioè come se fosse il package JSON. Infatti qui c'è... quindi io, installando questo, avrei installato, se non ce l'avevo, anche Horse, quindi direttamente anche il framework superiore, per cui questo lock immagino avrà le stesse funzionalità, cioè rielenca i package, fa il tree con le versioni precise che stiamo utilizzando. Esatto, installed modules, mi sembra anche che abbia proprio la struttura molto, molto simile, se non identica, forse per un concetto di volere in futuro magari fare un crossover o integrare anche qualcosa che possa essere un package JSON al posto di un boss JSON o qualcosa del genere. Ok, interessante, quindi anche qui magari approfondiremo un po'. Questo middleware mi sembra molto semplice da vedere così. Ops. Nel senso che c'è un file pass e quindi guardiamo cosa c'è dentro. Middleware, sì, c'è un'estensione per il pass, c'è del FLSP, ma potrei anche installarlo, magari arriverà la versione aggiornata. Non penso che oggi sia, non trovo i setting, però magari lo vediamo un po' meglio. JSON data as JSON, secondo me questo fa proprio restituisce application JSON, ma non sono sicuro che faccia un JSON data del contenuto, cioè questo JSON data secondo me è solo per riparsare il contenuto, restituirlo o castarlo, però vediamo. Stesso concetto e anche struttura simile, sì, è proprio copiato, data fatto in Go, quindi probabilmente in Go c'erano qualche cosa in più che mi viene da dire. Adesso provo a per qualche motivo mi ha ritoccato anche il file, non so perché. Forse potrei sapere perché adesso, essendoci un progetto, sta
stai a vedere che ha fatto lui qui. Mi è andato ad aggiungere le dipendenze sul progetto, mi ha cambiato il file Delphi Project, quindi ciao Fubit, ben arrivato, mi va a aggiornare anche su Spate. Questa è una cosa molto molto interesting, molto interessante. Ciao Fubit, stiamo sperimentando, allora, intanto oggi è uscita una nuova versione di Delphi, tu che sei un estimatore, faccio shout out, mi dico Fubit che porta retro, che è un ex sviluppatore Delphi, quindi questa è una nuova versione uscita oggi che sembra abbastanza stabile, ecco, quindi mi sembra abbastanza usabile per il momento, e stiamo provando un framework per fare applicazioni web che sembra interessante, con un package manager, quindi e quindi c'è un toolettino dove andiamo a installare un pacchetto di terze parti e lui ci scarica i sorgenti e ci imposta i percorsi sul progetto e pronto via, chiavi in mano. Sembra molto molto interessante questo toolettino, dovevo ancora provarlo, ma è molto interessante. Quindi a questo punto qui ci basta aggiungere il middleware, quindi questo Johnson, Johnson & Johnson, poi c'è questo Horse, cos'era, try no use, come viene specificato, con questa funzione c'è una funzione che crea you can specify the charge set, ok, allora uso quella che mi sta bene. Quindi questa crea il middleware, quello che sta a metà tra nonché Clipper, nonché Turbo Pascal, nonché DB3+, sì. Quindi io penso di aver usato DBase 3 una volta per fare un archivio di dischi sul DOS. Beh, Turbo Pascal sì, io l'ho usato a scuola. Tra l'altro in quinto superiore col Turbo Pascal ho detto basta, ne posso più di Turbo Pascal, non scriverò mai più, solo che esca da scuola non scriverò mai più una riga di Turbo Pascal, di Pascal in vita mia, track mai, da quel momento, come dire, mai dire mai, ragazzi, non ho più, per me gli assolutismi non esistono più, perché in realtà poi per un po' ho usato, per un paio d'anni ho usato VB6, ma poi trovando Delphi diciamo che sono trovato meglio, e quindi dunque qual era il nostro obiettivo? Provare il customer, direi che non è cambiata una chip, però forse non ho fatto tutto quello che c'era da fare perché mi sono distratto nelle chiacchiere, giustamente siamo qui anche per questo, se no sai che noia. A questo destroy lo tiro via perché abbiamo già appurato che il nostro framework fa da bravo piazza pulita degli oggetti. E no, cosa mancava qui? Use Johnson, request body in string format, ma questo, scusa, ok, qui sta recuperando la richiesta perché c'è un post, ok, direi che il nostro non ha, e guarda come sei finito, esatto, proprio quello il concetto, direi che non ha funzionato, nel senso che questo aggiunge supporto per JSON Object, cioè in qualche modo dobbiamo creare un oggetto JSON, quindi serializzare qualcosa in JSON.
dirò, non è che sia quella, come dire, quel gran, quindi dobbiamo fare in realtà una cosa del genere, cioè dire, chiamiamolo result t.json object. Vabbè, ci vuole chiaramente il, ce la facciamo. No, Bison non mi interessa, non ho da fare MongoDB. JSON object create, dovremmo convertire tutto in questo modo, cioè ad esempio un first name, e poi metterci Mario, result at pair, last name. Oh, in realtà non è che poi, secondo i pochi sviluppatori che usa il tema chiaro delle finestre, forse è l'unico. Perché non ho ancora avuto tempo di configurarlo scuro. In realtà, sì, questa sera vale così di solito. Anche qui a portata di click, basta che faccio così e siamo già scuri. Quindi, questa è una cosa che hanno dovuto aggiungere in Delphi. Quindi, se invece facciamo questo in realtà dovremmo commentarlo, altrimenti questo in realtà dovrebbe essere automatico. Lui dovrebbe compilarmi il tutto e questo dovrebbe gestirmelo senza che io gli faccia un toString. Dio, a questo punto io farei a meno del middleware, cioè nel senso, boh, ok, adesso i dati arrivano perché c'è il middleware che si mette di mezzo e fa la conversione. Quindi se io commentassi ad esempio questo use Johnson, lo interrompessi e commentassi questo, vedrei di nuovo un 200K perché lui non capisce, vede un oggetto ma non lo sa trattare in un certo senso. Infatti siamo tornati a ok. Quindi gli passo un oggetto e lui dice: che è questo oggetto? Io voglio una stringa, altrimenti non so di cosa stai parlando. Se passiamo l'oggetto JSON con le sue proprietà, con questo middleware, vabbè, però a questo punto faccio così, non c'è un to JSON. Tolgo questo e in teoria, ops, c'è il programma ancora aperto. Run without debugging, otteniamo praticamente lo stesso effetto. Anzi, no, perché qui c'è first name, cioè non gli diciamo, gli diciamo che è HTML, non gli diciamo che dobbiamo andargli a riattivare questa roba qui. Cioè dirgli che il valore di ritorno deve essere un application JSON col charset, quello che indichiamo. Vabbè, sì, quel Johnson diciamo che non è che sia una cosa che è da strapparci. Però ecco, potremmo tranquillamente fare un middleware che magari interfaccia il nostro amico Johnson, cioè più che altro prende quell'implementazione. Domandina per un secondo momento: possibilità di dockerizzare questa applicazione, intendo con Base Image Unix non Windows? Si fa perché è già fatto. C'è un esempio. Cito me stesso, no, scherzi a parte. Eventi, in occasione dell'ultimo IT DevCon dovrebbero tirare fuori anche, metto il link qua, così si può andare direttamente alla pagina. Metto lì perché oltre alle slide ci sono anche i sorgenti, e nei sorgenti ci sono degli. Allora, qui non usa
non usa ORS, ma usa Delphi MVC Framework, però l'applicazione che viene fatta ha l'output su Linux e finisce dentro Docker, quindi dockerizzare si può fare tranquillamente. Infatti io di servizi non ne farò più, cioè servizi Windows che contengono applicazioni, cioè dei web server, io non ne faccio più, né applicazioni console, cioè standard, le faccio, proprio perché in questo modo, cioè io qui la posso, scusate, mi viene su tutto, la posso debuggare, quindi questa è una cosa interessante, ma la posso infilare anche in un container, perché come target, se è un'applicazione console, io ci ho anche Linux 64 bit. I mitici signori di Embarcadero, tra l'altro qui dentro c'era anche un piccolo un riferimento a un PS Server che ho fatto io. PS Server è l'utility Embarcadero, PS Server, ci aggiungo anche Docker, così arrivo secco sulla pagina. Hanno fatto un update anche del PS Server per Docker, cioè c'è un'immagine Docker che include l'applicativo da usare come target del deployment, cioè quando, se io qui abilito ad esempio la piattaforma Linux e gli do l'ok, quando io qui vado a fare un build, non è che lui parte, lui mi dice alto là, dobbiamo creare un profilo, cioè dobbiamo, ad esempio qui potrei metterci Docker, il mio profilo Docker, next, gli devo dare l'indirizzo della macchina, in questo caso il localhost, e la porta dove gira quell'immagine Docker che contiene questo toolettino che si chiama PS Server, Platform Assistant. È un toolettino che praticamente ha una porta aperta, quindi siccome noi siamo su Windows e vogliamo eseguire questa applicazione su Linux, cosa facciamo? Parliamo con un'applicazione, gli passiamo i sorgenti, gli facciamo il build, gli passiamo il programma, questa applicazione lo lancia per noi e la fa partire per noi. Non che serva poi sempre, cioè serve perché se dobbiamo andare in debug, ad esempio, l'applicazione la fa partire e la tiene, come dire, sotto controllo, tra virgolette, in modo che sì, non mi ricordo se il build lo fa direttamente qui, direttamente su Windows trasferisce degli eseguibili, oppure lo fa sulla macchina. Secondo me la fa sempre su Windows, e poi la manda in esecuzione, però una volta che è stata installata, cioè ad esempio queste immagini hanno questo toolettino integrato, però guardando il Docker file, io cosa ho fatto? Sono andato a prendere l'immagine di Ubuntu che serve. Alcuni package che sono indicati, non mi ricordo dove, ma qui, che fanno installare, fanno sì che venga installato. Ah no, è qua. Ecco, non vedevo dove era. Cioè il PS Server è un conto, però partendo da un Ubuntu Jemmy, un'immagine che faccia l'update dei package, tiri su questi tool, Xorg, libpython, libsmail, questi sono dipendenze fondamentalmente. Una volta che ci sono queste, l'applicativo potrebbe, il PS Server potrebbe anche non essere installato, cioè nell'immagine Docker andiamo a copiare, il build lo fa, anzi mi correggo subito, il build lo fa su Windows, perché io qui mi fa collegare, però cioè vuole un PS Server, però l'eseguibile me lo trovo qui sopra di solito, quindi anche perché potrei fare un Docker file che contiene un'istruzione per andare a copiare direttamente l'eseguibile per Linux dentro l'immagine. Quindi Ubuntu, questo non serve, un get update per tirare giù questi package, e poi un'istruzione, ad esempio work dir per fare un'app, copiare il file eseguibile di Linux dentro l'immagine Docker
e poi fare un run per lanciarla e l'immagine parte, cioè un programma Linux che gira su un Ubuntu, quindi un Linux con i package che servono e l'applicazione parte. Cioè questo poi costruisce l'immagine, quindi appena la lanci hai il container pronto. Cioè appena la lanci parte l'applicazione console Linux, vedi il prompt dentro Docker, vedi tutto, vedi quello che verrebbe stampato qui dentro. Ad esempio qui ORS non stampa nulla, però nel caso di Delphi MVC vedi Delphi MVC, vedi. Poi se uno vuol metterci anche il PS Server è comodo, perché se vuole usare la stessa immagine per debuggare, diciamo che questa è un'immagine comoda, perché se si usa questa come punto di partenza sai già di avere sistema operativo e tutto quanto installato e sai che funziona perché il PS Server funziona. Quindi qui addirittura c'è anche questo Broadway che serve per fruire le applicazioni visuali con applicazioni come in HTML5, quindi è una cosa che è installata in più ma non è strettamente necessaria, perché si possono fare anche applicazioni visuali e lanciarle o con il solito server X, quindi vederle nella finestrella, oppure anche vederle come HTML5 tramite questa porta, che è questo Broadway. L'ho provato, sì, è molto strano disegnare dei pulsanti, una cosa grafica, e poi avere un qualcosa che ti traduce in HTML5 la videata e gestisci i click, però funziona, cioè tutti gli effetti. Per avere un demo di questo, se uno vuole vederlo in azione, nel webinar che ho fatto su Delphi, anche qui c'è il replay. Tiè, così. Direi che non ho mai usato il mio sito così tanto, ma è veramente comodo, perché non sono mai deciso sul layout, quindi l'ho lasciato bianco e anonimo, però mettendoci i contenuti diciamo che viene comodo, perché ogni volta si riesce a copiare, incollare. Ecco, in questo webinar alla fine ho fatto vedere un po' di tutto, cioè ho fatto vedere che partiva mobile, partiva su Linux, partiva l'interfaccia sul subsystem Linux sotto Windows, e quindi c'è un demo un po' di tutto. Quindi ok, quindi diciamo che ORS è molto veloce, te lo credo, perché fondamentalmente, detto in maniera cruda, non fa nulla a meno che non si inizi in qualche modo a buttarci dentro dei middleware. Adoro le cose pulite senza frontend. Sì, questa è proprio direi qui la filosofia, come il problema è che per queste esigenze servono molti frondoli. No, è chiaro che qui diciamo che hai un po' di metodi get post, puoi gestire la richiesta, puoi gestirti la risposta come stringa, e se hai delle librerie che fanno il lavoro per te sei già a posto. Quindi volevo fare una prova di un file. Faccio ad esempio la get di un doc, adesso faccio slash pdf, qualcosa del genere. Dunque aspetta che ho la platform impostata a Linux, che torno su Windows. Potrei integrarlo come risorsa and images. Allora, qualche test sample sta bene, anche un'immagine, però volevo un PDF, se non voluminoso. Yeah, sample dammi. Questo lo chiamiamo PDF sample, facciamo
Vabbè, me lo potevi copiare anche in questa cartella, però forse glielo potevo spostare pure io. E c'hai ragione. Files. Ok, parti sempre da lì, quindi mi hai fregato, volevo che partissi da qui. Questo è veramente piccolino. Ok, temp, test, files, sample, PDF. Teniamoci questo. Quindi in questo caso con un build dovremmo embeddarlo fondamentalmente. Finché lo teniamo aperto, l'exe non riusciamo a scriverlo. Quindi qui tra i vari send che ho visto c'è anche un download. C'è anche un send file. Forse il send file lo manda in attachment, cioè lo manda come inline e il download lo manda come in attachment. Allora, qui vuole lo stream, il file name e il content type, ok. Allora, ls pdf stream lo creiamo come resource stream. Dov'è in classes? Non mi ricordo. CC utils. Adesso ho un momento di classes. Ok, strano che non ci fosse già. Dai, quantomeno forse il download lo fa. Create. Ok, l'istanza del processo. Resource name. PDF sample, mi sembra di averlo chiamato. Sì. E qui rc resource type rt underscore. Non mi ricordo come si chiamano le. C'erano delle costanti, mi sembra. Ah, eccole qua. RT underscore RC data, ok. Allora mi ricordavo bene. Ma forse però è sotto Windows questo. Ups. Fatto Windows API. Non mi ricordo dov'era. Non mi ricordo più qual è la unit che contiene queste costanti, forse un type. Adesso provo a cercarla così mandiamo in crash l'IDE di Delphi subito. Infatti vedo che non mi sta rispondendo più. Ah, system types. Ok, fidiamoci. Quindi questo dovrebbe caricarmi la risorsa.
penso di doverla distruggere io. Questo è lo stream, nome del file source sample pdf, content type application slash pdf. Lancio senza debugging perché io sono sempre strafiducioso. Slash pdf, customer, continua a funzionare, ok. Pdf, lo ha scaricato e l'ho anche aperto, però forse perché in automatico, oppure vediamo. Mi sta dunque, come si fa a rendere persistente? Forse è già così. Sospendi registrazione. No, però è già, viene già in download, quindi ok, è già, non è già in linea, ma funziona già in download, quindi l'unica cosa è Firefox che è impostato per visualizzare direttamente il PDF. Se invece faccio un send file, mi aspetto che questo finisca in un certo senso in line. Vabbè, che comunque è richiamato da una pagina, non è... Ah no, perché mi è caricato, ok. Esatto, questo me lo fa vedere direttamente. Quindi come risposta abbiamo inline, mentre l'altro probabilmente mi fa un content disposition attachment. Quindi questo non mi fa il download, mi restituisce il file, send file come risposta, mentre download mi suggerisce di farlo come attachment, e quindi generalmente il browser proporrebbe di fare il save col nome che viene suggerito. In questo caso il PDF è automatico, viene quindi salvato in automatico e aperto, però mi si apre un altro tab, c'è il nome del file che è già stato scaricato in download e che è stato aperto, quindi cioè in un caso fa proprio il download, nell'altro caso è la risposta che viene restituita. Poi è chiaro che se facciamo un send file inline di una risorsa che il browser non è in grado di visualizzare online, ci proporrà di fare il download, quindi questo è il, ok, il funzionamento che mi aspetto in linea generale. Altre cose, vediamo se, ok, c'è un redirect, quindi se io facessi un get tipo a person, potrei dirgli nella response di fare un redirect to dare to customer, e dovrei finire praticamente qui dentro, mi viene da dire, giusto se smetto di voler scrivere un exe sopra un exe che è in esecuzione. Ok, quindi qui è partito, qui ci scrivo person spam 303, mi dice vai a location customer, va a customer, dopodiché questo dà l'ok, mi tira fuori i dati. Diciamo che a livello minimal è molto minimale, ok, gli status sono gli status code, questo posso capire, la
la differenza tra questo render, quale sarà rispetto a send file, non lo so. Ok, se faccio il download di un file name molto chiaro. Sulla request cosa posso andare a leggere di bello? Il body come stringa, il body come oggetto, e qui secondo me vale lo stesso discorso del middleware. Se metto una classe, questa richiesta verrà gestita probabilmente da un middleware se lo metto, altrimenti non saprà. C'è anche una session, ma infatti vedo che ci sono dei cookie che vengono restituiti. Headers, query, params, cookie, sono i campi, quindi più o meno tutto quello che può arrivare dal campo, più questa row web request, che è la web request di web broker. Quindi questi probabilmente fanno una visione, diciamo, di livello più alto rispetto a quello che è la request row, e poi creano, diciamo, le basi per andare a inserire tramite il middleware quello che serve. Quindi con render puoi passare un HTML. Sì, cioè mi aspetto che lui carichi probabilmente il testo o estragga il testo dal file e lo restituisca con poi il content type che gli dai. Perché se faccio un send file, effettivamente sto suggerendo un nome di file e sto suggerendo di visualizzare in linea, se possibile, questa risorsa. Se non ce la fa, va in download. Se metto download, forza il download. Però se io volessi ad esempio leggere customer e questo file JSON restituirlo caricandolo da un file, non potrei fare nessuna di queste due, perché non ho un nome, cioè non voglio suggerire un nome di file, voglio fare render, cioè prendere quel file e dirgli: se faccio send mando già la stringa, se faccio render è come fare un send del contenuto del file che metto qui, che forse poi sarà implementata anche così. Infatti poi alla fine vedi che il render, che cos'è? È la send file del file name passato, quindi del file caricato, usando come tipo mime text HTML, quindi è come praticamente fare render di un file HTML. E basta, mi viene da dire, perché comunque qui forza il... Ok, qui c'è il download che mette il attachment file name, send file, sì, molto molto... Cioè, molto molto minimal, però diciamo per queste esigenze sicuramente in 4 righe la tua API la fai. Questo è un po' il vantaggio di questo framework. Quindi se hai dei file statici te li salvi in locale, se hai dei file JSON, se già utilizzi un serializzatore tipo hai già un DAC, e sei già ad esempio usi già Delphineon che fa la serializzazione e vuoi farti serializzare un oggetto, un record, gli passi il tuo dato, ti sfrutti questo simpatico tool che è in grado di farti un object to JSON, quindi fa la serializzazione, e di fatto sei a posto, cioè dopo basta che passi la stringa. Quindi l'interessante sarebbe poi integrarsi con queste librerie, però non richiamando questa roba dentro ogni metodo, ma costruendoci un middleware che quando trova magari un certo contesto riesce tramite la libreria esterna a convertirti l'oggetto in un formato che vuoi tu, interfacciandosi con un'altra libreria. Quindi questo è il... E qui viceversa, the serializer, se hai magari un body che invece devi trasformare e salvare dentro un record. Quindi immagino avranno fatto un po' di tutto, ovvero questi stream, c'è una parte di course, basic authentication, JVT, la parte di compression, questi dovrebbero essere tutti
questi sono official, quindi sono probabilmente gestiti direttamente da loro, in modo che sanno esattamente cosa esce. Ah, ok, questo si realizza un binario usando Hot Extreme, quindi tipo un bar 64, una cosa di questo tipo. La parte di course, quindi puoi consentire alla tua API come accesso a solo certi domini, solo a certi, sì, per ogni feature praticamente devi aggiungerci il come dire, il suo middleware che mette quel piccolo step. Quindi immagino che anche le use saranno poi da mettere in ordine, o forse, a meno che non sia gestito direttamente già dal framework, però teoricamente il framework non dovrebbe conoscerne, non dovrebbe conoscerne altri, quindi probabilmente ci sarà da seguire l'ordine corretto, mi viene da dire. Ma ci sta, perché è così ad esempio anche in sp.NET MVC, per cui almeno fino a un po' di tempo fa JVT. Ok, questa è già la prima, come dire, integrazione fatta però accedendo a un'altra libreria. Quindi in questo modo abiliti il middleware usa il token, però a sua volta richiedendoti di scaricare il JOSE web token, la libreria per generare i web token usando appunto JOSE, la libreria di Paolo Rossi. Interesting, comunque, diciamo che qui c'è tutto quello che ci dà. Gli static files sono abbastanza banali, mi viene da dire. Sì, come concetto ricorda molto, cioè più che Express mi ricorda molto il nuovo ASP.NET Core, cioè invece che avere un carrozzone con sessione, page, web form e tutta una serie di cose integrate, o un sistema come MVC che ha tutta una serie di controller, l'authorization eccetera, si parte con un sistema completamente vuoto e grosso modo tramite vari use quello che si fa è dire ok, la mia pipeline metti il nome di un file statico, ti dirà not found, perché se non hai fatto una get non riesce a gestirlo. Aggiungi questo middleware magari si pone prima, legge gli indirizzi e va a vedere se c'è un file che si chiama così, magari di nome HTML, e farà il gioco di dirti ok, se trovo un file con quel nome ti faccio il rendering del file, e quindi tu non hai bisogno di creare una get con tutti i nomi di file statici che vuoi scaricare. Se metti il nome di file statico e fai una get, c'è questo che dinamicamente va a vedere se c'è un file con quel nome e te lo restituisce sotto una cartella static, così come in .NET c'è un wwwroot. È accessibile solo ad alcuni, aggiungi il layer di web authentication, aggiungi il layer di JVT se vuoi usare quello, aggiungi man mano, vai ad aggiungere nella pipeline i vari middleware che servono per gestire via via nella richiesta più cose, che possono essere la conversione dell'input o dell'output, validazione, ricerca di file statici, autenticazione eccetera. Quindi se la vuoi appesantire, la appesantisci tu aggiungendo via via quello che ti serve, però quando parte fondamentalmente vuota. Quel fatto di gestire questa cosa con quel tool boss che hanno fatto è molto interessante, perché uno potrebbe dire ok, mi devo scaricare una caterva di librerie. In realtà con quel boss, se le scrivete tutte nel file boss JSON e fate boss install, lui le scarica da Git, fa la build per controllarla, e oltre ad averla scaricata aggiorna anche il file Delphi Project con i percorsi dei file sorgenti. Quindi cioè aprendo il progetto, facendo boss install, si apre il progetto e si va, quindi dentro ci sono tutti i
ci sono 10 package, perfetto, sono, cioè 10 file, 10 unit, perfetto, pronti all'uso, quindi non hanno nessun, non c'è nessun problema, diciamo. Non ho capito se questo boss fa per essere utilizzato, ma immagino che sia scritto qui, ha bisogno di, cioè non essendoci un repository, mi pare di aver capito, per questo boss, se il nome che viene usato è quello di GitHub, ma mi pare di sì. Cioè nel momento in cui, ad esempio, qui dico che questo package ha bisogno di ORS, esatto, le dipendenze sono elencate come riferimenti al progetto di GitHub, quindi sono io che devo installare autonomamente. Ma quindi in questo file c'è scritto anche, mi aspetto, come correggere, questo che è il middleware più semplice, come correggere i Delphi project. No, sì, lo fa probabilmente da solo, perché se noi indichiamo con main source la sottocartella source, quando io vado a fare boss install di questa libreria, lui va a fare boss install di questa, però avendo indicato qui la cartella del source, lui aggiorna il file di project, di Delphi project, con il search path che punta al source di questo package. Cioè installando questo e vedendo il source, è lui che lo fa in automatico, quindi non c'è qui dentro da mettere un'istruzione apposita se non indicargli dove si trova il main source. Sarebbe interessante, ecco, in una delle librerie che vado, o anche quella di Prometheus prima di pubblicarla, provare a fare la compatibilità con, seguire questa compatibilità, cioè gestirlo in questo modo, che mi parrebbe anche un po' più semplice, o meglio, vedo qui, adesso questo direi che ha già la sua età, questo plugin, anche se continua a funzionare, ma effettivamente è molto elementare, non è che abbia bisogno di, però vedere tutte quelle cartelle con i vari package, che ci sono package per varie versioni, package, ma se si lavora con una certa versione in poi, diventa difficile poi tenerli, mantenerli, perché con i file sorgenti di fatto vai avanti, quindi in questo modo semplifichi l'alberatura. Qui ci sono i sample, progetto intero, oppure no, c'è proprio il DPR, quindi avrò usato, esatto, ORS, è quello che si vede nella pagina originale, quindi interessante. Ho visto senz'altro un tool che non conoscevo, Boss, ho capito, ho un'idea di come funziona, quindi sarebbe interessante utilizzarlo anche per le librerie che sto cercando di ultimare, perché mi piacerebbe, insomma, avere qualche progettino open source da gestire pure io. E che dire, abbiamo visto anche un po' questo ORS, che di fatto è fast e minimalista, perché effettivamente è proprio anche minimale, oltre a minimalista, però ha un suo senso, in quanto a meno che non abbiamo necessità di cose particolari, in poche righe possiamo tirare su una, c'è un'ottima community per ORS, buono a sapersi. Quindi, come si dice negli ambienti di lavoro, ok, Alessandro Carlo Magno, Antonello, scusa, Alessandro, sono fuori, vabbè, così questa va clippata, così che sono fatto prendere dalla storia. Ah, non ce la posso fare, quindi cioè, Massimo, già, come dire, Massimo esperto di, no, interessante, ma vedo anche appunto sia da quanti contribuiscono, che sono questi più alti 18, 29, poi dal numero anche di
di star che comunque, essendo gente che segue, 349 su GitHub, sì, cioè per un progetto di questo tipo magari. E poi ci sono ovviamente tutte le alternative, quindi Delphi MVC, c'è un po' di tutto, quindi alla fine, come dire, non è l'unico, per cui ci sta che forse Delphi MVC, non so che livelli ha raggiunto, è un K 1034 più o meno. Chi segue questo, che anche questo comunque ragiona in middleware, dai, non sono vicinissimi, c'è ancora un 200 qualcosa, però forse qualcosa di più, sì, un 200 persone, però più o meno ci siamo come star, siamo. Chi guarda l'uno probabilmente guarda anche l'altro, quindi sicuramente è qualcosa di interessante, soprattutto con questo boss. Adesso magari mi guarderò un po' anche il video introduttivo che hanno fatto sul wizard e su quello che va a creare, perché mi pare di capire che comunque ci sia comunque molto di più. Poi vedo questi log compression, quindi i tag, quindi la gestione della cache, ci sono un po' di cose che potrebbero essere interessanti, rate limit magari per fare dei test, sarebbe interessante avere questi middleware che magari su una richiesta ti aggiungono una slip per far vedere cosa succede quando hai, come dire, un rallentamento. Questi li potrei usare per i miei test, un health check, ci sono un po', c'è un po' di tutto, quindi sarebbe interessante andarseli a studiare un po' e vedere che cosa possono fare, quindi comunque è interessante di per sé, quello un po' come sicuro. Ci sono anche dei test, sì, unit test con UnitX. Vabbè, un po' sì, molto semplificato sulla conversione delle risposte, si direbbe, quindi beh, già meglio di niente. Comunque, come è interessante, dai, tutto sommato potremmo dire che valso la pena buttare un occhio, poi vedo che qualcuno già lo utilizza e quindi magari per un progetto si può dare un'occhiata. 11:30, quindi è che per stasera abbiamo sicuramente dato. Vado a dare un'occhiata in giro se vedo qualcuno che sta sviluppando, ovviamente da cui fare magari un raid, anche se non ho la più pallida idea di quanti potremmo essere, ma facciamo presto, butto un occhio. Un'idea non ce l'ho mai, perché ho tolto il contatore, mi sono sempre scordato di rimetterlo, a parte che il contatore non era molto molto, come dire, affidabile, quindi ogni volta era un po' traballante, per cui vediamo. C'è una bomba, un'app, no, da un po' di gente, che almeno uno che sviluppa ce l'abbiamo, lo vedo, quindi qui potremmo andargli senz'altro a fare una visitina. Un'app con Flutter per gestire i denari, basta Flutter, non bisogna usare. Se andiamo a dire di non usare Flutter con e quindi facciamo uno stream a lui, così un ride. Stasera proprio non ce la posso fare, uso una parola per un'altra e non ce la faccio. Niente, direi che finiamo qui. Mercoledì magari facciamo una carrellata su Delphi, quindi intanto rimanete per il ride della nuova versione, poi vediamo se così buttare anche qualcos'altro, anche dei codici
sconto da assegnare se qualcuno li vuole, quindi magari mercoledì li metto in palio per una conferenza che c'è su DevOps. E quindi niente, preparo il ride, ringrazio come sempre chi è sempre presente, chi è passato, chi ha dato una mano, chi ha risposto, ha scritto, grazie come sempre, e direi, se non ci sono imprevisti, ci vediamo mercoledì alla prossima live. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao ciao.